Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ed eccoci qua pronti a parlare della nuova Specialist Tarmac SL8. Perché sì, è già passato un po' di tempo da quando è stata presentata la ormai vecchia SL7, ed ora so che aspettavamo tutti questo momento del lancio della nuova Tarmac SL8. Un momento che penso che aspettavamo tutti. Quando è stata lanciata la Tarmac SL7, è stata la prima bicicletta realizzata con solo freno a disco. Tutti i brand al tempo facevano una bicicletta sia rim che con il disco. Dopo la Tarmac SL7, praticamente la maggior parte dei produttori hanno iniziato anche loro, seguendo Specialized, a produrre biciclette con il freno a disco. E ora vediamo cosa sono inventati nella nuova Tarmac SL8. Vediamo se rivoluzionerà, come la Tarmac SL7, il mercato anche questa volta. Purtroppo la bicicletta non ce l'ho qua con me, ma andiamo a vedere assieme le foto che sono state pubblicate da Specialized, assieme al video che hanno pubblicato, e andiamo ad analizzare assieme tutte le novità. Perché seppur nella Tarmac SL7 abbiamo visto tantissime novità e sembrava che era addirittura impossibile provare a farne delle nuove, sono riusciti a migliorare ancora di più. E sono partiti migliorando tre aspetti semplici ma fondamentali, come l'aerodinamica. Le biciclette di oggi sono sempre più aerodinamiche, e questa Tarmac SL8 è diventata la bicicletta più aerodinamica di Specialized. Ovviamente è escluso il modello da cronometro, è addirittura più aerodinamica della Venge, che non producono più dal 2020, che era la bicicletta aerodinamica di Specialized, che utilizzavano nelle gare su strada, utilizzata principalmente dai velocisti o passistoni. Quindi il primo aspetto che hanno lavorato è proprio l'aerodinamica. Il secondo aspetto è ovviamente il peso. Con l'avvento del freno disco si fa fatica a trovare delle biciclette che arrivano a 6,8 kg. Ce ne sono ovviamente sì, ma non è più come nel periodo dei freni rim, che addirittura si dovevano piombare le biciclette. Adesso la maggior parte delle biciclette fanno fatica ad arrivare a 6,8 kg. E sto parlando anche e ovviamente dei top di gamma. In questo caso sono riusciti ad abbassare ancora di più il peso della Tarmac SL7, e dopo vediamo anche di quanto. Il terzo punto che hanno voluto andare a migliorare è la qualità di guida. Il mix di queste tre cose ha fatto sì che gli ingegneri di Specialized hanno creato la nuova Tarmac SL8. Come vi dicevo prima, è la bicicletta più aerodinamica che è riuscita a sviluppare Specialized. E questi sono i punti che sono andati a migliorare. Nella parte frontale è la prima cosa che salta all'occhio, che è stata lavorata. Vediamo la scatola dello sterzo che è diventata più grossa. La scatola dello sterzo, che è anche la prima cosa che va ad impattare con l'aria, e quindi è stata lavorata da due punti di vista. Il primo, ovviamente, come ho accennato prima, quello dell'aerodinamica. Il tubo è più grosso, e hanno cercato di togliere la maggior parte delle turbolenze. E la scatola dello sterzo, tutta la zona dello sterzo, proprio è uno dei punti dove Specialized ha lavorato, perché hanno cercato di renderla più rigida proprio in quella zona. E oltre a quella zona hanno cercato di renderla più rigida anche nella zona del movimento centrale. Movimento centrale e zona dello sterzo sono due punti fondamentali per far sì che abbiamo una bicicletta rigida proprio e una bicicletta più scattante e più reattiva. È stato creato un nuovo manubrio da Specialized, il Rapid Cockpit. Non viene montato di base, però, ma si può montare a parte, e nei test in galleria del vento risulta che questo manubrio integrato montato fa guadagnare 4 watt rispetto al montaggio che viene dato di serie anche nei modelli top di gamma. Oltre allo sterzo è stato migliorato anche il tubo reggisella. È stata leggermente cambiata la sua forma, adesso è più fino e più aerodinamico. Più avanti andiamo, più vediamo quanto i dettagli in questo caso possono fare la differenza per migliorare le biciclette. Secondo i test che sono stati fatti in galleria dal vento da Specialized, in 40 km questa SL8 ci fa guadagnare 16,6 secondi rispetto al modello SL7, che sembra poco, ma se proviamo ad immaginare un cronometro di 40 km sviluppando gli stessi watt, troviamo un corridore che utilizza la SL7 e un corridore che utilizza la SL8. Seppur stanno imprimendo sui pedali gli stessi watt, il corridore con la SL8 arriva davanti al corridore con la SL7 di comunque 16,6 secondi. Per quanto riguarda la leggerezza, invece, la Specialized Ateos, che è ancora attualmente il modello più leggero di Specialized in commercio, è servito perché il lavoro che è stato fatto dietro questa bicicletta è servito poi anche
per andare a costruire la nuova SL8, perché hanno utilizzato la stessa tecnologia, che dopo andiamo a vedere, ed è stato utilizzato lo stesso carbonio applicando la stessa tecnica. Il carbonio è una fibra più allungata e più sottile, e in questo caso parliamo di un telaio da 685 grammi. Rispetto alla SL7, che a sua volta era un telaio molto leggero, si è guadagnato un 15%. Il carbonio in questione, che utilizza Specialized, è stato il loro carbonio più pregiato per il modello S-Works, che sarebbe il Fact 12. Ci sono anche poi dei modelli più economici, ovviamente, con il carbonio Fact 10 e Fact 8. Se prendiamo in questione il modello Fact 10, che sicuramente poi a prezzo sarà più abbordabile del Fact 12, dopo fine video andiamo anche a vedere i prezzi che ha lanciato Specialized, troviamo un telaio di soli 100 grammi più pesante rispetto al top di gamma Fact 12. Come vi dicevo prima, il terzo punto che sono andato a migliorare è la qualità di guida. È stata migliorata la rigidezza nella zona del movimento centrale e nella zona sterzo, ed è migliorato a sua volta anche il rapporto rigidezza-peso del telaio di un 33%. Un guadagno notevole. Secondo Specialized, con tutti questi miglioramenti, la bicicletta è diventata molto più agile e dal tipo di carbonio che hanno utilizzato è diventata anche molto più comoda, perché assorbe molto meglio le asperità del terreno. Le geometrie rimangono invariate rispetto alla vecchia SL7 e la larghezza di copertoni massima è ancora di un 32 mm. Come vi accennavo prima, la tecnologia che è stata utilizzata da Specialized per progettare questo telaio è stata la tecnologia Front Loading Development. Si basa sulla modellazione virtuale del carbonio, ed essendo virtuale si possono quindi fare molte prove per capire come poi andare a modellare il carbonio, e grazie a questo si riesce ad arrivare all'obiettivo che si è stabilito. In questo caso Specialized si è fermata, per modo di dire fermata, all'obiettivo di 16,6 secondi più veloce rispetto all'SL7, avere un telaio più leggero del 15% e migliorare il rapporto peso-rigidezza del 33%. Per abbassare ulteriormente il peso, Specialized ha lavorato anche su delle nuove tipologie di vernici. Delle vernici quindi ultralight, che riescono ad abbassare ulteriormente il peso attraverso delle nuove tecniche per andarle poi a stendere nel telaio. Parlando di prezzi, tenetevi bene forte, perché il modello top di gamma equipaggiato con o Shimano Dura Ace o SRAM Red arriverà a 14.000 euro. Il peso del modello top di gamma è anche 6,8 kg. Oltre a questo, il modello con il telaio Fact 10 equipaggiato con l'Utega DE2 lo troviamo a 9.000 euro. Se andiamo a prendere solo il kit telaio, costa 5.000 euro. Per tutto il resto vi consiglio, se siete interessati, ovviamente, di guardare il sito Specialized. E arrivati a questo punto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!